Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video e come ogni settimana un nuovo mukbang. Stavolta abbiamo un topic per questo video di oggi. Infatti vi ho chiesto di farmi le domande su Instagram, se ancora mi seguite andate così la prossima volta potete farle anche voi. Per quanto riguarda il mio intervento di sleeve gastrectomy che ormai ho fatto 5 anni fa. Quindi visto che mi richiedete costantemente un aggiornamento o comunque di parlarvene della mia esperienza e di quello che è stato poi risvolto qualche anno dopo, ho deciso appunto di rispondere. Per il cibo di oggi ho scelto il Burger King, anche se parlando di questo argomento non posso prendere cose troppo pesanti, non lo so, cozzerebbe. Quindi mi sono presa il wrap con il pollo grigliato, che è una vita e avevo super voglia di wrap. Qui invece della bibita c'è il tè alla pesca, quindi diciamo che comunque ci è andata bene, anche perché oggi fa caldissimo. Sono venuta qui nel mio solito parcheggio e ho trovato l'ombra, per fortuna, altrimenti non so come avrei fatto. Quindi prima di tutto andiamo ad aprire il nostro wrap. Non so voi, ma io preferisco di gran lunga prendere i wrap quando vado in questi posti piuttosto che i panini, anche se per quanto riguarda i panini soprattutto, molto molto meglio il Burger King rispetto al Mac. Opinione super personale, ma credo che proprio a livello di carne sia migliore, non so. Piccolo focus sul cibo, bella piena di verdura, qui c'è il polletto grigliato. In realtà ho visto che è uscito un nuovo panino con le cipolle rosse e volevo provare a prendere, che ho visto dal video di Ciccio Gamer, che tra l'altro è andato nel mio stesso Burger King perché ho ritrovato la strada, insomma, ho rivisto posti che conoscevo. Però dopo aver visto il suo video ho detto non ne vale la pena, quindi andiamo su questo. Buono. Tra l'altro ho pulito la macchina da poco, quindi spero di non fare disastri. Qua mi sono apparecchiata tutta piena di fazzolettini. E ovviamente, ora che ci siamo mozzicare il nostro wrap, passiamo anche a rispondere alle vostre domande. Me ne avete fatte tantissime, quindi mi scuso già da ora, ripeto, se non riuscirò a rispondere a tutti. Però insomma cercate di capire, magari, non lo so, prossimamente riusciremo a rispondere anche alle altre. Prima domanda di Erminia. Continui a sentirti male dopo aver mangiato poco più del consentito del tuo stomaco? Un bacio anche a te. Allora, questa è una cosa che mi viene chiesta praticamente sempre. Anche perché è una delle paure più grandi che si ha poi nel futuro, ritornare a mangiare normale. Vi posso dire, io sono passati 5 anni, purtroppo a me era presa molto male all'inizio, cioè mi veniva molto spesso da rimettere. Quando però ad esempio ho amiche a cui non è mai successo neanche mezza volta, quindi è veramente molto soggettivo. Però per dirvi che è una cosa che a me ad esempio succede tuttora. Non è tanto la quantità, ho capito, ma le cose, cioè il tipo di cibo che io vado ad ingerire, perché dipende molto anche da quello. Tipo, inizialmente io non riuscivo a mangiare le cose tipo la pasta, il riso, l'insalata e tutte le verdure crude, che sono quelle che tendono a riempire di più e che nello stomaco si gonfiano. Quindi giustamente non riuscivo. Come tipo la pasta è ancora una di quelle cose che mi dà un po' fastidio, se soprattutto ne mangio più di un certo tot. Finché sono tipo 40 grammi, ok. Già quando sono sui 50-60, per la mia dieta ovviamente ogni tanto devo alzare i carbo, diventa complicato e complesso. La domanda continua a sentirti male? Ogni tanto sì, però ripeto è molto, molto soggettiva, perché ad esempio io un wrap di queste dimensioni ormai lo finisco tranquillamente e non mi dà nessun problema, non mi dà fastidio. Aiuto. Però già se fosse stato un piatto di, che ne so, spaghetti con le vongole, per dirvi, non l'avrei finito. Poi Rachele mi fa una domanda un po'. Allora, nel senso, sei soddisfatta del risultato? Te ne penti? È una cosa di cui io non mi sono mai pentita perché l'ho sempre fatto per salute mia. Non è mai stata una questione più che altro fisica, proprio estetica, ok? Era più che altro per risolvere dei problemi, di conseguenza il peso e di conseguenza la patologia che ho, perché se non sapete tutta la storia, ovviamente non saprete che ho dei problemi genetici che mi portano appunto ad aumentare di peso. Non è perché mi piace magnà, ma anche se fosse, insomma, non è lì il problema. Comunque, se vi siete persi i video prima, li trovate sul canale, così magari riuscite ad avere un quadro un po' più generale. Messo tutta sbrodolata, adoro. Quindi, ovviamente, io ero soddisfatta dei risultati perché finché sono stata brava e ligia a quello che dovevo fare, io ero arrivata a perdere quasi 50 kg, cioè sono tanti comunque. Con la pandemia, con il fatto che mi sono un po' lasciata andare, ero arrivata a riprenderne quasi 20. E quindi non dico mi ritrovo nella situazione di prima perché non,
ci sarei mai arrivata, insomma. Però non è stato facile, più che altro perché è successo tutto molto velocemente, quasi non me ne sono resa conto, quindi non ho avuto neanche la testa di dire ok, adesso basta. Più che altro perché avevo reiniziato a mangiare male, discostante, e questo mi aveva rovinata. Poi nell'ultimo anno, come sapete, sono tornata ad andare al nutrizionista in palestra, ne ho ripersi 10, adesso appunto ne devo riperdere altri 10 per tornare, diciamo, al mio quasi peso forma a cui ero arrivata comunque quando ne avevo appunto persi 50. Però dico più per l'idea che c'ero arrivata, che ero veramente a tanto così, perché per arrivare al mio peso forma mi mancavano tipo 3-4 kg ed ora devo rimettermi a fare tutto, quindi è più che altro una questione legata a questo e quindi è più un fattore psicologico. Però non mi sono assolutamente mai pentita. Non è la strada più semplice come pensano molti, perché dovete fare voi il lavoro, non è che fa tutto l'operazione, ma questo ve l'avevo già spiegato quando avevo registrato il primo video. Quindi è molto una questione anche di mantenimento. Dovete proprio arrivare a cambiare la testa. Se non cambiate quella, non fate proprio l'operazione. Tant'è che molto spesso molti ospedali, prima di questo tipo di interventi, vi fanno fare proprio le sedute insieme a degli psicologi per capire. Chiara mi chiede: dopo quanto tempo dall'intervento hai mangiato una porzione normale? Alla porzione normale adesso dopo 5 anni, perché prima ancora ero un po' così. E poi ricordatevi che lo stomaco è un muscolo, non è che se vi operano poi rimane lo stomaco piccolo così. Tende a riallargarsi se voi aumentate troppo le quantità e mangiate male. Io ovviamente sono sempre seguita, faccio sempre i controlli. Il mio stomaco in realtà non si è riallargato così tanto, un po' ovviamente è normale perché tornando a mangiare appunto quantità più o meno normali è ok come cosa, però non ho più uno stomaco normale come una persona appunto normale. Quante volte ho detto normale? Non lo so, ho perso il conto, quindi... Però vi posso dire che ho ricominciato a mangiare solido, cibi solidi, perché ovviamente all'inizio, sia perché lo stomaco è ancora debole dall'operazione, sia perché ci sono i punti, tutte le cose, non si può subito mangiare normalmente. Quindi ho riniziato a mangiare solido dopo 3 settimane e mezza. E mi ricordo come se fosse ieri, la prima cosa che ho rimangiato è stata il prosciutto con tutto il grasso che avevo tolto. Cioè ho mangiato tipo 2 fette, mi sentivo scoppiare come se avessi mangiato tutto il menù del McDonald's. Quindi è una sensazione molto particolare in realtà. Oddio, come si è aperto tutto, come faccio a mangiarlo? Infatti una cosa importantissima è mai forzare. Se vi sentite pieni, anche se la vostra testa vi dice continua a mangiare perché hai fame, in realtà non avete fame, e ascoltate quello che vi dice il vostro corpo. Troppo buona l'insalata scrocchierella. Ho finito il wrap comunque in tutto ciò, ho preso solo questo. Che tra l'altro un'altra cosa che mi viene chiesta spesso è: riesci a bere e mangiare insieme? Adesso sì, da 2 annetti a questa parte più o meno, perché all'inizio non se ne parla. Gaia mi chiede una cosa che anche qui ci possiamo ricollegare molti discorsi, perché mi dice: sono operata da 7 mesi, com'è a lungo termine, discorso ricostruttivo? Allora, per quanto riguarda il discorso a lungo termine, appunto ve ne ho già parlato, vi ho già accennato qualcosina. Tutta la questione delle operazioni ricostruttive per quanto riguarda la pelle eccetera eccetera, vi spiego un po'. Allora, ovviamente avendo fatto questo tipo di operazione, molte delle operazioni appunto che poi vengono svolte dopo per la rimozione della pelle in eccesso, ovviamente ve le passano in convenzione, quindi non dovete pagare e passare privatamente. L'unico intervento per quanto riguarda noi donne che invece va passato in via privata è quello del seno, se volete mettere la protesi, che ovviamente non è contemplata nella convenzione. Quindi in convenzione c'è soltanto il lifting, cosa che io infatti ho fatto, insomma, tutto a parte. Quindi potete fare l'intervento alle braccia, potete fare l'intervento all'addome, la schiena, le gambe eccetera eccetera. Personalmente non sono ancora intervenuta in nessuno di questi campi. Lo sapete che per me il cruccio più grande sono le braccia, quindi appena finirò toglierò tutti i chili in eccesso, poi vedrò com'è la situazione e in quel caso deciderò se intervenire o meno. Essendo che io mi sono operata molto giovane, ovviamente la mia pelle è ancora molto elastica e avendo sempre fatto tanto sport ho sempre avuto un muscolo e una pelle molto tonici, quindi anche la ripresa del mio fisico non è mai stata così disastrosa, non mi sono mai smosciata totalmente. Però fate conto che ho sempre perso 50 kg, poi li ho rimessi un po', insomma comunque ho perso 50 kg, quindi ovviamente c'è della pelle in eccesso. Se mi metto in alcune posizioni più
piuttosto che in altre si vede, non ha un fisico di una persona normale che magari nella sua vita oscilla di quei 5-6 kg e poi torna al suo peso forma. Ovviamente mi sono un po' rovinata. Sono interventi che si possono fare tranquillamente. In realtà di solito vi dicono che dovete rimanere stabili con il peso per un po' per fare questo tipo di operazioni, proprio perché altrimenti non avrebbe senso intervenire se riprendete poi peso in futuro, perché andate a rovinare tutto il lavoro. Però so di persone, come ad esempio la mia amica Francesca, si è operata 2 anni fa, lei ha perso veramente tanti chili, e avendoli persi in così poco tempo ovviamente la pelle si è svuotata, quindi lei deve intervenire su diverse zone ad esempio. Anche lì poi dovete parlarne con il chirurgo, sentire bene qual è l'opzione migliore. A me non preme tanto fare ogni parte del corpo, onestamente, non perché non lo voglia fare per paura del dolore, le cose, perché lo sapete, quello è l'ultimo dei miei problemi, ma è proprio una questione di se non mi serve a tal punto lo evito, insomma. Quindi staremo a vedere quando finirò appunto il mio percorso di perdita di peso in cosa ci sarà da intervenire. Ripeto, le braccia è l'unica cosa che mi dà tanto fastidio, quindi probabilmente è l'unica cosa che farò. Aurora mi chiede: per quanto riguarda l'appetito, è aumentato da quando ti eri appena operata? Questo vi rispondo dicendo per fortuna sì, perché io all'inizio avevo la nausea costantemente quando sentivo odori o mangiavo per tipo 3-4-5 mesi questo. Quindi quando poi mi è tornato quel poco di appetito, ho detto ok, cioè per fortuna, perché insomma uno ok vivere, ok sacrifici, ma fino a una certa. Infatti quando ci sono delle persone che si sono operate da poco e mi dicono ma tu all'inizio avevi fame, io li guardo un po' stranita, perché non è proprio una cosa normale ovviamente. Poi appunto a me non è mai successo. Quindi sì, si torna ad avere ovviamente appetito. Ripeto, dovete avere la testa e la coscienza di rimanere però focus su quello che è il vostro obiettivo e di non fare cavolate, perché ripeto, potessi tornare indietro mi prenderei a sberle in faccia da sola. Se posso aiutare qualcuno e avete un pochino di stima verso di me e vi fidate di quello che vi dico, per favore, se siete in tempo, fermatevi, fate le cose fatte bene e con cervello. Ultima domanda a cui rispondo me la fa Lo Bosco Rosi, che mi chiede: sei fiera del tuo corpo adesso? Come vi ho spiegato anche prima, ho ripreso un bel po' di peso, e essendo una persona che ha sempre avuto problemi di peso nella sua vita, cioè io non sono mai stata magra per lunghi periodi, ecco, diciamo che non mi fa stare particolarmente bene. Non mi ha fatto stare particolarmente bene, tant'è che ho detto ok, cioè adesso, nel senso, o torni come prima o ti metti un attimo in testa e ti impegni nel perseguire il tuo obiettivo. Quando voi mi chiedete come fai ad essere così concentrata sulla dieta, sulla palestra, ad avere sempre voglia di andare, di fare, non è proprio così semplice, nel senso, un po' me lo sono autoimposta perché ho detto non puoi tornare come prima, da qui adesso puoi solo rimigliorare un'altra volta. Io quando mi metto in testa una cosa la faccio. Però ovviamente ci sono delle giornate in cui mi pesa di più, delle giornate in cui mi vedo meglio, delle giornate in cui mi vedo peggio, delle settimane in cui riesco a perdere peso, delle settimane in cui invece sto bloccata e quindi poi mi metto a dire oh mio Dio, che cosa ho sbagliato, cosa devo fare adesso, non riuscirò mai a raggiungere questi obiettivi. È normale avere tutti questi tipi di pensieri, ma l'importante è appunto ricordare sempre dove si vuole arrivare. Nessuno può aiutarci se non noi stessi, soprattutto in questo tipo di percorsi, quindi prendere o perdere peso, ci dobbiamo mettere di impegno. Senza impegno purtroppo non si arriva dove si vuole arrivare. Questo in qualsiasi ambito, che adesso sia il discorso che stiamo facendo o nella vita in generale. Quindi la domanda è: sei fiera del tuo corpo adesso? Adesso no. Poi io, eterna insoddisfatta, per carità, rispetto a un anno fa sì, l'anno prossimo magari vi dirò ok, finalmente sono soddisfatta. Per ora sarebbe mentirvi, perché non mi sento ancora a mio agio nel corpo che mi ritrovo. Faccio fatica, non lo so, è un percorso un po' particolare. Vi giuro, non l'augurerei al mio peggior nemico. Avrei semplicemente voluto nascere senza tutte queste problematiche, non avere di questi problemi. Però questo è successo, questo è, e quindi in qualche modo bisogna accettarlo e trovare una soluzione, mettersi appunto, ripeto, di
impegno. Quindi spero questo video vi sia stato utile. Fatemi sapere nei commenti se avete qualche altra domanda, se vi sono state utili le mie risposte, se anche voi avete fatto questo tipo di operazione, come vi siete trovati, se volete raccontarci un po' la vostra piccola esperienza sotto nei commenti, così magari anche chi va poi a leggerli può confrontarsi, può sentirsi un pochino in compagnia di altre persone. Detto ciò, io vi invito a iscrivervi al canale se ancora non lo siete, lasciarmi un bel like se il video vi è piaciuto, vi è intrattenuto. Come sempre io faccio mukbang anche perché in questo modo magari possiamo pranzare, cenare, fare colazione insieme, insomma passare il tempo. Seguitemi perché prossimamente arriverà una super notizia, lo so che ultimamente ve lo dico sempre, ma fortunatamente mi stanno capitando un sacco di cose belle, quindi non vedo l'ora di potervi dire tutto, tanto in settimana sicuramente saprete. Quindi vi mando un bacio grande e noi ci vediamo molto presto. Ciao!